Ma come si fa a trasformare un uovo da così a così, cioè traslucido e addirittura rimbalzante? Per ottenere l'uovo rimbalzante servono due ingredienti. Il primo è ovviamente l'uovo. Il secondo è un bicchiere contenente aceto. Basterà immergere l'uovo all'interno dell'aceto e lasciarlo per circa 48 ore. Ma queste bollicine da dove arrivano? Vediamo insieme la reazione chimica. Allora, l'aceto è formato da acido acetico che ha formula CH3COH. Il guscio invece è formato da carbonato di calcio che ha questa formula chimica. Quando reagiscono insieme formano anidride carbonica sotto forma di bollicine. Poi abbiamo anche altri sottoprodotti che non ci interessano, cioè l'acetato di calcio e l'acqua. Ok, sono passate 48 ore e la situazione è questa, ma conviene sciacquarlo in lavandino. Oh, ma è pazzesco. Ma io pensavo che fosse una bufala. Ragazzi, come vedete, è traslucido perché abbiamo semplicemente rimosso solo lo strato di carbonato di calcio, che è il guscio, ma comunque rimane una pellicola protettiva proteica che mantiene tutto l'albume integro e quindi fondamentalmente non è cambiato nulla all'interno, ma soltanto all'esterno. E la cosa bella è che è No, è bouncy! pazzesco! No! Si è rotto! Vai, 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 facciamo! Beh, come vedete, non è cambiato Wow, assolutamente nulla. guarda! Questa è la pellicola protettiva proteica che ricopre completamente l'uovo oltre al guscio. Quindi immaginatevi che c'è il guscio di carbonato di calcio e questa pellicola proteica che mantiene l'uovo intero. Questo qua lo possiamo mettere sul casatiello? Cos'è il casatiello? Licenziato. Ma ragazzi, piccola parentesi, tutti questi esperimenti ovviamente non li abbiamo riproposti qui perché sono sotto forma di shorts e li potete trovare sul nostro profilo Instagram. Quindi se ancora non l'avete fatto, andate a seguirci anche lì perché a noi che facciamo divulgazione scientifica dà un'enorme mano. Vi lasciamo il link in descrizione, andate a seguirci, grazie mille a chi lo farà e torniamo agli esperimenti. Ragazzi, guardate, stiamo facendo evaporare un pezzo di mandarino. Ma com'è possibile? Questo è un mandarino e oggi vi faccio vedere come poterlo sciogliere completamente in una delle miscele più aggressive presenti in natura. Stiamo parlando della soluzione Piranha. Per questo esperimento abbiamo utilizzato un mandarino marcio, perché ovviamente il cibo si mangia, non si usa per fare gli esperimenti di chimica brutta. Bene, per preparare la soluzione Piranha ci servono 30 ml di acido solforico concentrato, che è uno degli acidi più forti e corrosivi, a cui aggiungeremo 10 ml di acqua ossigenata. Ora immergiamo il pezzetto di mandarino. Come vedete si sviluppa tantissimo vapore acqueo. Infatti la soluzione Piranha sta trasformando qualsiasi cosa formata da carbonio, come ad esempio gli zuccheri e le fibre del mandarino, in anidride carbonica e acqua, facendo completamente evaporare il nostro povero pezzetto di mandarino. Per capire cosa succede a livello chimico, abbiamo inserito il pezzetto di mandarino prima solo in acido solforico. Come vedete diventa tutto nero perché si sta formando carbone. Se poi aggiungiamo l'acqua ossigenata, il carbone formato comincia a trasformarsi in anidride carbonica. L'ossigeno dell'acqua ossigenata, infatti, ossida il carbone in biossido di carbonio, ovvero anidride carbonica. Se adesso ci mettiamo il mio dito di... No, no, stiamo scherzando ovviamente, questa è acqua. Però potenzialmente se ci mettiamo dentro un dito rimaniamo senza. Non fatelo a casa, può essere veramente molto pericoloso. Oggi rompiamo delle molecole d'acqua con due matite e con una pila. Per rompere delle molecole d'acqua ci servono delle molecole d'acqua che prendiamo dall'acqua distillata, adesso capirete perché. Dopodiché ci servono due elettrodi. Le nostre due matite sono formate di grafite che conducono elettricità, quindi sono perfette. Un cartoncino con due buchi e inseriamo all'interno le due matite. Immergiamo nell'acqua le due matite. Colleghiamo i due elettrodi col polo positivo e il polo negativo della nostra pila e nel momento in cui si collegano dovrebbe cominciare a formarsi idrogeno e ossigeno nella parte inferiore delle matite. Non succede! Come mai non succede? Perché l'acqua distillata non conduce l'elettricità. Ci serve aggiungere un sale chiamato elettrolita, eccolo qui, cioè del banale bicarbonato di sodio, che aggiungiamo per far sì che l'acqua possa condurre l'elettricità. Reimmergiamo adesso le due matite all'interno della soluzione di bicarbonato, colleghiamo i due elettrodi con la pila.
e osserviamo quello che succede. Come vedete, adesso si stanno formando delle bollicine di idrogeno e ossigeno a partire dalla superficie della grafite. Dal punto di vista chimico, quello che sta succedendo prende il nome di elettrolisi dell'acqua. Attraverso il passaggio di elettroni, elettro, rompiamo le molecole d'acqua. Lisi significa proprio rottura. E i prodotti di questa reazione sono proprio idrogeno molecolare, H2, e ossigeno molecolare, O2. Ecco, questo era un semplice esperimento che si può tranquillamente riprodurre a casa e può essere utile per capire il principio base della produzione di idrogeno che potrebbe un giorno diventare il combustibile del futuro. Alla prossima! Ragazzi, in rete sta girando un video in cui se si mescola del sale e dello zucchero con un po' d'acqua, quello che succede è che si dovrebbe formare della neve finta. Sarà vero? Proviamo. Allora, mettiamo sul tavolo un po' di zucchero, poi ci mettiamo anche un po' di sale, facciamo un buchetto per l'acqua e aggiungiamo l'acqua. Vediamo cosa succede. Oddio, guarda qua! Sembra tipo neve. Infatti, ragazzi, quello che ho aggiunto non era sale e neanche zucchero, ma bensì poliacrilato di sodio, che è un polimero, una sostanza sintetica che viene aggiunta anche nei pannolini o negli assorbenti proprio perché ha delle capacità super assorbenti. Fate conto che può assorbire fino a 800 volte il suo peso in acqua. Ecco, quindi era un video burla, diciamo, e semplicemente dietro c'era un po' di chimica dei polimeri. Sembra effettivamente neve, poi la consistenza è un po' umidiccia, chiaramente, però sembra neve, che figo. Poliacrilato di sodio. Alla prossima. Quello che state vedendo è probabilmente uno degli esperimenti più assurdi che esistano. Si chiama Fire Snake, in italiano serpente di fuoco, e adesso vediamo insieme la chimica che ci sta dietro. Per fare questo esperimento abbiamo bisogno di 20 g di zucchero, 5 g di bicarbonato di sodio, dell'alcol etilico e una base di sabbia. Prima di tutto mescoliamo lo zucchero con il bicarbonato, poi bagniamo la sabbia con l'alcol, versiamo la miscela di zucchero e bicarbonato sulla sabbia e con un accendino inneschiamo la reazione. Ragazzi, allora, se volete farlo, prestate massima attenzione perché comunque può essere molto pericoloso. Torniamo al video. Come vedete, a partire dalla montagnetta di zucchero e bicarbonato, comincia a formarsi questa sostanza nera. Non sembra tipo che si formi da sotto la sabbia? È assurdo! Ma quindi che cos'è tutta questa sostanza nera che continua a formarsi? Adesso vediamo bene tutte le reazioni chimiche coinvolte. Il bicarbonato decompone formando carbonato, acqua e anidride carbonica. Lo zucchero, che ha questa formula, può o bruciare con l'ossigeno dell'aria e formare anidride carbonica e acqua, oppure disidratarsi e formare carbone e acqua. Il carbone che si forma quindi ingloba l'anidride carbonica nella sua struttura tridimensionale e cresce verso l'alto, formando il serpente di fuoco. La cosa incredibile, secondo me, è che tutto questo arriva soltanto da 20 grammi di zucchero e alla fine tutti gli atomi di carbonio che ci sono qui erano in un mucchietto tanto così di zucchero, cioè perché si è formata una struttura super spugnosa, super leggera, che adesso staccheremo. Allora, è sicuramente leggerissimo, non si sente niente, sembra... sì, spugna. Adesso proviamo ad aprirlo e vediamo com'è dentro. È una struttura super porosa, si vedono proprio i pori giganti che ci sono dentro. E si sgretola con estrema facilità, è molto fragile. Ciao ragazzi, in questo video facciamo un esperimento un po' particolare in cui facciamo letteralmente volare in aria una bottiglia. Quello che ci serve è una bomboletta contenente gas butano, una bottiglietta di plastica vuota e una bottiglietta piena di cola. Prima di tutto trasferiamo il contenuto di questa bomboletta di butano all'interno della bottiglietta vuota. Ragazzi, il butano è un gas potenzialmente pericoloso e infiammabile, quindi massima attenzione. Io percepisco proprio che il gas è molto molto freddo e questo sarà fondamentale per la spiegazione. Dopodiché trasferiamo il liquido all'interno della bottiglia e siamo pronti. 3, 2, 1...
Ragazzi, ma com'è possibile questa cosa? Ha volato tantissimo, almeno 20 metri. Adesso andiamo in studio che vi racconto. Il butano a temperatura ambiente è un gas, mentre all'interno della bottiglietta è un liquido. Quindi significa che il gas è stato compresso, quindi aumentata la pressione, per poterlo mettere all'interno della bomboletta. Ora, nel momento in cui trasferiamo il liquido all'interno della bottiglietta, il gas si espande, quindi diminuisce la pressione e diminuisce anche la temperatura. Infatti il gas è molto freddo quando esce, è una temperatura più bassa del suo punto di ebollizione, che è di meno un grado centigrado. E questa cosa la possiamo vedere qui. Guardate, il butano a contatto con la cola, che è una temperatura più alta, si scalda e comincia a bollire, proprio perché supera il suo punto di ebollizione. Se giriamo velocemente la bottiglietta, il gas salirà verso l'alto, si scalderà a contatto con la cola e si trasformerà in gas, espandendosi molto velocemente. Questa espansione spingerà la cola verso il basso con una forza molto elevata, e questo si traduce con una spinta sulla bottiglietta verso l'alto con una forza molto elevata. Quindi l'espansione rapidissima da liquido a gassoso del butano permetterà alla nostra bottiglietta di volare. Oh! Yuhu! Oggi proviamo ad aprire una bottiglia di vino solo con un accendino. In questo momento sto scaldando la zona che c'è tra la superficie del liquido e il tappo, quindi nella zona dove c'è un po' di gas. Aumentando la temperatura, il gas si espanderà e quindi spingerà il tappo verso l'alto e non il liquido verso il basso, perché il liquido è incomprimibile. Lui non è che diminuisce di volume, rimane costantemente a questo livello, mentre il tappo potrà... Ah, si è fusa la plastica. Perfetto. Mi sto facendo aiutare anche da una candela, così abbiamo doppia fonte di calore. Eccolo! Ci siamo! Oh! Yuhu! Ecco, questa è la fisica che ci sta dietro una semplice bottiglia e un accendino, in questo caso anche una candela. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi come sempre ci vediamo qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Qui dentro abbiamo della normalissima acqua, mentre qui abbiamo dell'acqua tonica. Alla luce normale sono praticamente identiche, a parte per le bollicine, ma se spegniamo la luce normale e accendiamo una torcia ad ultravioletti, guardate... Si vede molto chiaramente che l'acqua normale non assorbe le onde ultraviolette, mentre l'acqua tonica sì. Quindi l'acqua tonica assorbe gli ultravioletti e emette una luce blu. Questo fenomeno è chiamato fluorescenza. La fluorescenza dell'acqua tonica è dovuta alla presenza di chinino cloridrato, una molecola che poi dona il caratteristico gusto amaro alla bevanda. Ecco, questa molecola è in grado di assorbire i raggi ultravioletti ed emettere luce blu. Questo fenomeno appunto si chiama fluorescenza. Ma se adesso aggiungiamo delle gocce... Guardate... La fluorescenza svanisce completamente. Provate a indovinare nei commenti che cosa abbiamo aggiunto per far completamente svanire la fluorescenza. Cosa contiene? Elio. No. È qualcosa di leggero. Quindi? Idrogeno. Che facciamo esplodere. Ma se contiene idrogeno fa una fiamma. Lo facciamo esplodere. Ma veramente? Lo facciamo esplodere. Ma che esplodere? Questo è un palloncino volante che non contiene elio e oggi vi faccio vedere come si fa. Ragazzi, chiaramente questo esperimento non fatelo a casa, serve soltanto a noi per farvi vedere la chimica dell'alluminio e dell'idrogeno. Mi raccomando, potrebbe essere molto pericoloso. Ad ogni modo, per fare questo esperimento servono palline di alluminio, un palloncino, della soda caustica e una bottiglia contenente acqua. Cominciamo mettendo la soda caustica all'interno della bottiglia. Assicuriamoci che tutta la soda si sciolga completamente. Adesso mettiamo le palline all'interno del palloncino e mettiamo tutte le palline adesso con il palloncino all'interno della bottiglia, così che possano cominciare a reagire con la soda caustica. Come vedete, il palloncino si sta riempiendo di un gas. Ma quale gas sarà? Il gas che si produce arriva da questa reazione tra l'alluminio, la soda caustica, che ha formula chimica NaOH, l'acqua, che producono idrogeno molecolare, che appunto forma delle bollicine che gonfia il nostro palloncino. Poi si forma anche l'idrosso alluminato di sodio, ma non ci interessa. Ad ogni modo, siamo pronti, è abbastanza freddo, possiamo staccare il palloncino dalla nostra bottiglia. Chiudiamo il palloncino e siamo pronti per
farlo volare. Pazzesco l'idrogeno! Perché sta volando? Perché l'idrogeno ha una densità minore rispetto all'aria, esattamente come l'elio, e quindi abbiamo ottenuto dei palloncini volanti fatti in casa. E se adesso facciamo entrare a contatto il palloncino con una fiamma? Wow! Quella che avete appena visto è la reazione di combustione dell'idrogeno, quindi la reazione tra idrogeno e ossigeno dell'aria per formare solo ed esclusivamente acqua come prodotto. Ovviamente si sviluppa tanto calore ed è per questo che vedete la fiamma. Chiaramente questi esperimenti non si fanno in casa, li facciamo noi per voi, e comunque avevamo un estintore in caso di... ma comunque era tutto sotto controllo. Esatto, stiamo attenti perché comunque l'idrogeno è pericoloso. Guardate, questa freccia in questo momento punta verso la vostra sinistra. Se però io dovessi metterla dietro una bottiglia cilindrica contenente dell'acqua, guardate, cambia di verso. Com'è possibile questa cosa dal punto di vista fisico? Questa è la situazione schematizzata vista dall'alto, quindi abbiamo la freccia e la bottiglia. Quello che potremmo pensare è che l'immagine della freccia continui indisturbata anche all'interno della bottiglia, seguendo queste linee tratteggiate. In realtà, dato che l'angolo di incidenza degli estremi non è di 90 gradi, ma è un angolo diverso, avviene il fenomeno della rifrazione. Questo significa che la luce proveniente dall'estremità subisce una variazione di angolo sia nel momento in cui entra all'interno della bottiglia, sia nel momento in cui esce, fino a completamente ribaltare l'immagine della freccia. Ecco, questo era un simpatico esperimento di fisica che si può fare semplicemente utilizzando un pezzo di carta con un pennarello e soprattutto con una bottiglia cilindrica. L'importante è che sia cilindrica, altrimenti l'esperimento non viene. E noi ci vediamo al prossimo esperimento, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Alla prossima!